Io sono Paolo Recco, abito a Castellamonte, sono nato nel 1957, quindi ho un po' più di anni della media, però mi sento partecipe di questa gioventù che fa parte di tutto il movimento. Sono laureato nell'84 in architettura e ho fatto per 15 anni l'architetto libero professionista e dal 2000, a seguito di buon corso, sono entrato a far parte degli enti locali e attualmente ricopro il responsabile del servizio all'interno del comune di Montanaro, qui della zona. Ho conosciuto molto bene le amministrazioni locali, di cui non ho una buona idea, in quanto sono piene di spazi bui e dove la gente praticamente ha dimenticato quello che deve fare, che è quello di permettere al cittadino di svolgere la propria azione, la propria funzione di cittadino, con diritti e doveri sul territorio. Allora, io mi sono presentato giustamente per poter dare il mio contributo alle intenzioni del Movimento 5 Stelle, in quanto ritengo che sia un movimento che debba mettere come punto essenziale della propria partecipazione quello di centrare tutti gli interessi sul cittadino, cultore dei diritti e dei doveri nel territorio. Diciamo che io vorrei assolutamente partecipare a questa campagna elettorale, partecipare non soprattutto per esserci, ma soprattutto per partecipare, per portare avanti tutti gli interessi che hanno il movimento nei riguardi del cittadino. Una valenza che io vorrei portare avanti sempre se sarò attivista e quindi diciamo portatore degli interessi del cittadino e dei gruppi locali, è quello della cultura del territorio. Della cultura del territorio, riportarla la centralità sul cittadino, in quanto oggi come oggi il territorio, soprattutto nel nostro Canavese e nel nostro Piemonte, è portato a un eccessivo interesse privatistico e di lobby. Invece sicuramente bisognerebbe portare a far capire al cittadino che ha i doveri e i diritti, soprattutto nel poter dire come gestire il territorio. Quindi è fondamentale che chi sarà candidato e chi potrà naturalmente portare le intenzioni dei cittadini locali, fare da trans tra le valenze del territorio e la struttura regionale. È fondamentale, secondo me, intervenire sulla cultura di territorio a livello legislativo nella regione, in quanto attualmente è molto farraginosa sia la gestione a livello urbanistico del territorio sia a livello ambientale del territorio. Infatti abbiamo proprio da lavorare su questa cosa, sicuramente. L'ambiente è È quello su cui viviamo, sul futuro di tutti, e se non c'è ambiente e cultura dell'ambiente, sicuramente non potrà esserci un futuro per nessuno su questo territorio, che attualmente ha un problema notevole sul territorio. Infatti vediamo tutte le discussioni di discariche, eccetera, che succedono nel nostro territorio. Diciamo che vorrei invitare sicuramente a partecipare di più al cittadino. Saluti a tutti e spero di esserci per portare avanti tutti gli interessi dei cittadini, di tutti i cittadini, insomma.